Presidente, il comma 2 dell'articolo 4, di cui proponiamo la doverosa soppressione, dice testualmente che le misure cautelari adottate dai giudici ordinari perdono efficacia se non confermate entro 30 giorni dal giudice amministrativo, cioè dal TAR. Ora, io non credo si debba essere particolarmente esperti nel diritto amministrativo e processuale per comprendere che stiamo parlando di una mera assurdità. Stiamo parlando del fatto che i sequestri conservativi penali fatti dei siti da parte dei giudici dovrebbero essere confermati da parte del TAR entro 30 giorni, cioè da parte di un giudice che agisce sul ricorso di parte e che non è attrezzato a svolgere un ruolo di questa natura. In altri termini ancora, l'effetto di questa norma, che è assolutamente dirompente rispetto ai canoni ordinari del nostro sistema processuale, perché non vi è un controllo in alcun campo da parte del giudice amministrativo di provvedimenti assunti in via cautelare dal giudice ordinario, questa misura comporterà l'effetto pratico della decadenza, diciamo, dei sequestri, dei siti sequestrati. Io so che molti hanno ritenuto che i provvedimenti di sequestro da parte della magistratura in alcuni casi siano stati in effetti una causa aggiuntiva del disastro, perché si è data sempre un'interpretazione del sequestro del sito all'insegna di un'assoluta intangibilità del bene oggetto di prova nel corso del processo. Cosa non del tutto per il vero esatta, avremmo cioè dovuto dire qui che le discariche oggetto di sequestro, in casi di straordinari motivi per l'incolumità pubblica, potevano essere anche oggetto di conferimento in via d'urgenza di nuove ecoballe, di nuovi rifiuti, fermo restando il campionamento fatto dall'autorità giudiziaria ai fini conservativi della prova per il processo. Questo sarebbe stato più logico. Invece stiamo disseminando di insidie e trabocchetti, diciamo, la conservazione dei provvedimenti giudiziali di sequestro, fino ad arrivare ad un'aberrazione quale questa, per cui entro 30 giorni dall'entrata in vigore dissennata di questa norma, il TAR Campania dovrebbe, su ricorso non si sa di chi, e non si sa neanche con quale procedura, come correttamente sottolinea anche il Consiglio Superiore della Magistratura, perché si dovranno esprimere con sentenza abbreviata, con sede cautelare, su ricorso da parte di associazioni portatori di interessi diffusi. Come? Ecco, la norma, diciamo, è grave e nel contempo inutile e anche un po' perniciosa. Io mi auguro che si possa far qualcosa, almeno nel senso di indicare la procedura da usare in sede di ordine del giorno, perché questo è doveroso. Quindi io mi rivolgerei al governo, che vedo sempre nella circostanza ben rappresentato, ma forse non nella misura utile, diciamo, al tema, che è un tema importante per la giurisdizione e per il sistema giudiziale, ed anche un tema importante per gli effetti sull'ambiente. Quindi credo che anche il Dicastero dell'Ambiente debba essere coinvolto, perché in sede di ordine del giorno perlomeno si indichi come questa aberrante misura della conferma da parte del TAR di provvedimenti Onorevole Mancini, giudiziari, devo invitarla a concludere. perché almeno in sede di ordine del giorno si possa trovare una via più razionale, fermo restando che noi insistiamo per la soppressione del comma secondo. Grazie. Grazie.